Buongiorno a tutti ragazzi. Bentornati ad un nuovo video. Oggi parleremo di attrezzatura e vi avviso che il tema di oggi sarà un po' noioso per alcuni, ma è stata una delle domande che ci avete fatto più spesso, quindi oggi parleremo di... cosa c'è nelle nostre borse? Esatto. Infatti bisogna precisare che oggi non filmiamo con la Sony Alpha 7 III, bensì con la Canon 60D. Quindi la qualità sarà un po' diversa, ma va benissimo così. La nostra Canon 60D è con noi dal 2011, quindi siamo tanto affezionati. Ne ho visti di tutti i colori. In più oggi integriamo con la GoPro in maniera tale da potervi permettere di vedere bene nelle nostre borse. Quindi ogni tanto ci vedrete prendere la GoPro. Allora, partiamo con la borsa di Ilaria, che sì, è la borsa numero 2. Spieghiamo subito il perché. È la borsa numero 2 perché io prima di avere questa borsa avevo la borsa come questa di Andrea, ma in versione nera. E purtroppo l'ho testata eccessivamente per quanto riguarda la sua capienza e si è rotta la zip. Questa ha una capacità di 5 litri, questa di 10. E dobbiamo dire che sono borse ottime. Assolutamente, sono borse della Peak Design. Non siamo sponsorizzati, no, magari. E le abbiamo anche testate non volendo. Per quanto riguarda il fattore impermeabilità. Perché una volta a cena con i nostri testimoni non ci siamo accorti che il locale, nel tempo in cui abbiamo mangiato, quindi all'incirca in un'ora e mezza, si era totalmente allagato. Solo sui bordi. Sui bordi, dove ovviamente tenevamo le nostre borse, perché in quel caso lì non c'era modo di poter appoggiare, come facciamo solitamente, le borse sulle sedie. Sì. Perché i cuscini delle sedie, la seduta era abbastanza ricurva e scivolosa, sì, avevamo paura che le borse cadessero. E quindi le abbiamo lasciate a terra, cosa che non facciamo mai, quindi solo in quel caso sono state a terra, e in quel caso dopo un'ora e mezza di cena c'era un centimetro e mezzo abbondante d'acqua. Un disastro. Però tutto quello che c'era all'interno della borsa, quindi delle borse, quindi due macchine con due servizi all'attivo in quella giornata, sono state perfettamente protette dalle borse. Quindi le borse si sono asciugate dopo neanche mezz'ora. Quindi sono veramente delle ottime borse. Iniziamo con la mia. Ok. Apriamo, anzi vi faccio subito vedere questa parte io qui davanti. Prendo la GoPro. Apriamo le tasche. Allora, voi non lo vedrete tanto bene, ma la GoPro sì. Qui c'è una tasca dove solitamente tengo cellulare, labello, turchese, ammucchinage. Utilissima ai matrimoni l'ammucchinage. Non si sa mai. Forse più in viaggio. Fazzoletti. E dopo c'è un'altra tasca, volendo per inserirci qualcos'altro. Dove è l'altra tasca? Qui. Ah, una piccola tasca. Una piccola tasca. No, quindi due tasche. Però questa è la più comoda, perché okay, lì ci inserisco il cellulare. Se avete problemi di poca capienza, queste ci si possono allargare, quindi si può incrementare ulteriormente lo spazio. E adesso entriamo nel vivo della borsa. Partiamo prima dalla parte noiosa, ossia... Ma non è noiosa. Questa tasca qui. Qui troviamo delle utilissime, degli utilissimi tappi per le orecchie. Voi riderete e direte: ma perché un fotografo i tappi delle orecchie? Perché noi fotografiamo un sacco di feste e quindi alla fine del matrimonio di solito parte il momento balli, il scatenati. Momento... Esatto. Quindi è l'unica zona dove si riesce abbastanza a lavorare in tranquillità senza... evitando spintoni o problemi, come... insomma, di essere troppo schiacciati dalle persone. Quindi questi tappi permettono a noi di salvare i timpani a fine stagione. È un consiglio per tutti: se fate matrimoni, comprate. Poi, prima tasca. Mostriamo la prima cosa. Questo è un faretto LED che è veramente un salvavita. È facilissimo, guardate. Ha tre impostazioni di luminosità. Questo qui vi permette di risolvere magari delle situazioni di luce... Dammi che lo mettiamo sul tavolino. Mettiamo sul tavolino. Oh. Di risolvere delle situazioni di luce difficili, perché ci è capitato diverse volte che l'impostazione di luce durante il taglio torta fosse una, quindi noi impostavamo i nostri settaggi, e nel momento in cui gli sposi stavano per tagliare la torta, le luci venissero spente. E di per cosa creare fai? Atmosfera, ma ormai i nostri settaggi erano quelli, quindi... Il flash, non c'era il tempo di montarlo e settarlo... Per cui quel faretto vi assicuro che salva la vita. Perché lo potete tenere in tasca, lo aprite al volo, permette anche di cambiare leggermente la temperatura colore con queste gelatine che arrivano in kit. Quindi noi lo teniamo con una luce un pelino più calda, altrimenti in alcune foto può sembrare quasi tendente all'azzurro. Sì.
e la batteria dura più di un'ora. La ricaricate con una porta micro USB e insomma, miglior acquisto penso di 2 anni fa. Assolutamente sì. E poi qui ci sono le taschine. Ok, facciamo vedere le taschine. Le batterie. Le batterie sono numerate. Le inserite qui. Noi inseriamo con i contatti verso l'alto se sono cariche e dopo io le posiziono qui se sono scariche. Io invece le giro con i contatti verso il basso se sono scariche. Esatto. Però ognuno ha il suo metodo. E questa è una batteria della Sony. Le batterie della Sony sono un po' più grosse, ma sì, ne basta una perché durano molto di più di quelle della Fuji che hanno molto meno capacità. E qui c'è il portaschede. Della Think Tank. Ma mi piace chiamarlo Think Tank. No. Come potete vedere ci sono una marea di schede e sono numerate. Mi sembra tipo una subretta. Sì. No. Ce ne sono davvero un sacco. E chiudiamo anche questo. Adesso mostriamo la new entry. Sono felice di mostrarvi la nuova entrata nel nostro corredo, ossia la Sony Alpha 9. Sì, è arrivata. Allora, intanto vi mostro questa manetta, che io chiamo manetta, ma in realtà è un laccio da polso, che è comodissima per tenere la macchina, perché non avete cinghie davanti che vi possono dar fastidio. Volendo si può anche lasciare, quindi non la potete perdere. È molto più comodo di quello che sembra. So che sembra un laccio emostatico a volte, ma no. Anche questo è della Peak Design. La cosa fantastica è che si può sganciare e riagganciare su un'altra macchina che ha sempre questi pippiolini. Gergo tecnico, pippiolini, ragazzi. Con una pistola, pippiolini. E una, la mettiamo qua. Via una. Via una. Ah, ovviamente sulla Sony Alpha 9 è montato un 50 mm. Mi sembra giusto. La seconda macchina che utilizziamo, perché sapete che siamo fanatici di backup e quindi una macchina fotografica non basta, ce ne servono due, e soprattutto anche perché in alcuni casi non ho voglia di cambiare obiettivo per solamente alcune foto e mi sarebbe molto più comodo averne un altro già montato. Montato sopra c'è un 35 equivalente, che in questo caso è un 23 mm. Anche qui troviamo il gancetto della cinghia. Questo lo utilizziamo soprattutto perché nel momento in cui ci troviamo a fotografare i balli io mi trovo molto più comoda ad utilizzare il laccio da polso. Di conseguenza inverto i due lacci delle due macchine fotografiche e abbiamo risolto. Facciamo una dimostrazione? Dimostrazione. Tac. Tac, tac. Praticamente il setup durante i balli è questo. Scatto con questo perché mi piace avere un'ottica un po' più grandangolare e dopo quella resta a tracolla perché non si sa mai. Se vi chiedete la resistenza, questi cordini tengono 200 libbre, che sono circa 90 kg se non sbaglio, 100 kg, vabbè, tanto. A meno che non vogliate giocare al tiro alla fune con la vostra macchina fotografica, direi che regga. Molto più del peso di una macchina. Continuiamo. Okay. Assieme alle due macchine con obiettivi già montati, che è già una grande cosa poterle contenere tutte in un'unica borsa, troviamo il Tamron 2875 2.8, che è un acquisto che consiglio veramente a tanti di voi, perché è un obiettivo jolly da avere. Soprattutto nel momento di, magari durante il ricevimento, durante il buffet, oppure con cerimonie all'aperto, dove magari lo spazio in cui muoversi è limitato. Ci siamo trovati talmente bene che ne abbiamo presi due. Non erano in offerta 2 per 1. Non erano in offerta magari, ma hanno il vantaggio di essere otticamente alla pari di un fisso. E in più c'è anche da dire che è il primo zoom che abbiamo comprato dal 2012. L'ultimo zoom che abbiamo preso era il 70-200. E poi è arrivato questo, abbiamo visto che funzionava benissimo, quindi le recensioni ne parlavano super bene. Non è un 24-70, quindi quei 4 mm mancanti, perché questo è un 28, parte da 28, permettono all'obiettivo di essere molto più, se non piccolo, perché alla fine non è tanto più piccolo di un 24-70, è molto più leggero.
Il 28 lo utilizziamo nel caso in cui dobbiamo fotografare la foto di gruppo, quando ci serve quindi un obiettivo più grandangolare. Sì, non scendiamo sotto i 28 mm noi come fotografia, però il peso di questo obiettivo alla fine ci permette di tenerlo sempre in borsa, perché alla fine sono 550 grammi se non sbaglio. Quindi è sempre con noi un obiettivo che già da dicembre che abbiamo utilizzato ci ha salvato tantissime volte. Ci ha dato grandi soddisfazioni. Ora tocca a te. Adesso inizio io, quindi sposto tutta la mia attrezzatura. Ok, prego, tenga la GoPro. Sono io la valletta adesso. No, non peso così tanto. No, leggerissimo. Allora, sempre borsa della Peak Design, questa è da 5 litri, l'ho presa in questo colore grigio, insomma, che non fa tanto borsa da macchina fotografica. È vero, a noi piace che non si veda che siamo i fotografi, quindi più riusciamo ad avere anche sia l'abbigliamento sia le borse che siano abbastanza simili e casual come stile, meglio è. Per quello non utilizziamo più zaini, penso, dal 2014 o 15. Io penso che l'ho utilizzato l'ultima volta nel 2012. E i zaini li utilizzavamo solo quando facevamo video, quindi sì. Da quando facciamo foto abbiamo sempre prediletto le borse. Immagino okay. Quante risate si faranno mentre vedranno il video in cui sto con la GoPro così. Ok, allora apriamo intanto la taschina davanti, qui ho chiavi, documenti e anch'io ho il mio farettino della Manfrotto. Ok, perfetto. Tanto mettiamo questo, così vi faccio vedere quanta roba riesco a tenere. Rischio. Ok, lo mettiamo così. Quanta roba riesco a tenere all'interno di questa borsina. Ok, qui non c'è niente, c'è... I miei documenti li tengo nella tasca davanti assieme al cellulare. C'è un'aspirina, non so cos'è. Ok. Anche quello non si sa mai. Ok, apriamo la zip, quella che Ilaria ha distrutto sulla sua. Perfetto. Allora, la mia prima macchina è una Sony A7 III. Che di solito registra questi video? Oggi c'è la 60D, come abbiamo già detto. C'è la Sony A7 III con un 35-1.4 della Sigma e la classica fascetta da polso. Come vedete, sia io che Ilaria utilizziamo due di questi pipiolini, termine tecnico. E dopo vi spiego perché. Ok, rimantiamolo. Perfetto. Allora, quello. Poi, secondo obiettivo, il Tamron, quindi l'obiettivo Jolly anche per me. In questa taschina minuscola ci sta un obiettivo minuscolo. Minuscolo, che è il mio obiettivo preferito per la Fuji, che è il 18 f/2. Lo tengo senza tappi perché questa parte della borsa è molto rigida, quindi per la forma della borsa insomma, la lente non viene mai toccata dalla... da qualcosa che la possa rovinare. Beh. Quindi poi io i tappi li perdo, quindi va bene così. Questo è l'obiettivo che uso principalmente per i balli o quando mi dovesse servire, insomma, una focale grandangolare. Quindi ho anch'io questa specie di aletta. Uno spazio dove posso tenere magari la timeline della giornata del matrimonio, oppure se sono in viaggio, documenti, passaporti, non so. Anche la mia versione ce l'ha ed è abbastanza grande perché può contenere tranquillamente un iPad o un MacBook da 12 pollici. Anch'io utilizzo i tappini, anzi di solito li utilizzo solo io, Ilaria è un po' pigra, però la obbligo a utilizzare, perché ci tengo alle orecchie di Ilaria. Quindi aprendo questa zip troviamo uno scomparto un po' più piccolo di quello di Ilaria per le batterie, io ho 4 spazi. Tengo di solito una batteria della Sony, che sono un po' più grandi, e ne tengo 3, in questo caso ne manca una, ma tengo 3 batterie per la Fuji. Anche queste sono numerate, così mi ricordo se le ho utilizzate o meno. In questo caso, avendo i contatti verso l'alto, vuol dire che sono ancora cariche. Poi, legata alla borsa c'è... Così non scappa. È bello perché io guardo Ilaria pensando che mi filmi, poi in realtà dovevo guardare di là. Esatto. Ok, questo è il mio portaschede, identico a quello di Ilaria, della Think Tank. Dietro teniamo sempre i recapiti, non si sa mai che venissero persi, quindi all'interno ci sono le schede, che sono la cosa più importante con la quale torniamo da un matrimonio.
queste sono le schede. Io ho un metodo diverso da Ilaria, tengo le schede solo da un lato in maniera tale da ricordarmi se l'ho già utilizzata o meno spostandole a destra. Quindi tengo a sinistra le nuove, a destra le usate. Ok, allora, come avete visto nella mia borsa sta tutta... Nella mia borsa sta tutto questo. Anch'io ho il moschettone, perché torna sempre utile, l'abbiamo già usato un sacco di volte, tant'è che ne ho messi due, tutti i due lati. Ai moschettoni attacchiamo l'ombrello, perché non si sa mai. Che adesso vi mostriamo. Allora, in queste borse io e Ilaria teniamo l'attrezzatura che ci serve per la maggior parte della giornata, mentre abbiamo una borsa di riserva che teniamo per la gran parte della giornata in auto, e della borsa dove teniamo gli accessori che utilizziamo meno o solo nella parte finale della giornata o magari solo per i casi di emergenza. Quindi metto via questa è la mia vecchia borsa della Manfrotto, questa si pesa un po' di più ai lati, la borsa è semi distrutta ma è vissuta, questa penso ce l'ho dal 2014, sì, quella è un sacco quindi si è fatta 2014, 15, 16, 17, 18, questa sarebbe la sesta stagione di questa. Qua ci sono gli ombrelli. Questi sono gli ombrelli. Non li apriamo e adesso mi accorgo che sono addirittura nuovi. Però sono ombrelli di emergenza, sono piccolissimi, stanno dove volete. Nel caso ci dovesse servire di portarli sulla borsa principale, con il moschettone possiamo attaccarli all'occhiello della zippa. Occhiello. Sì, sì, oh, è fantastico. Ok, quindi queste restano sempre con noi, anche se dovesse esserci una giornata di sole, li portiamo sempre. Ma non li facciamo vedere, così le persone non pensano che siamo degli iettatori. Apriamola. Ok, la apro. La borsa, questa borsa qui ha il vantaggio, che non l'ho mai usato, di poter modificare gli strappi in maniera tale da poter non emettere rumore. Sì, quando la si apre. È tornato utile forse una volta durante una cerimonia dove li avevo staccati, perché altrimenti ogni volta che magari solo anche la appoggiavo dovrei riaprire e faceva, in questo caso ovviamente non sta facendo rumore perché andrebbe là, ovviamente faceva questo rumore e non ci piace. Ok, all'interno della borsa, allora, devo fare un po' di spazio, intanto inquadro. Ok, la mia seconda macchina, che è una Fuji XT2 con un 35 1.4, che quindi essendo la Fuji a PSC diventa un 50 mm. Altra tracolla della Peak Design, in questo caso attaccata su due punti. Okay. Nella parte finale della giornata, quando ci sono i balli, monto il 18F2, che diventa un 28, sulla Fuji e metto questa tracolla sulla Sony, che quindi mi resta sempre addosso. Durante la giornata, cosa importante, sia io che Ilaria non abbandoniamo mai i corpi macchina. Guai. Soprattutto il corpo numero uno, che è quello con cui abbiamo la maggior parte delle immagini, resta sempre attaccato a noi tutta la giornata. Siamo fissati, ma meglio così. Meglio essere fissati. Poi abbiamo accessori indispensabili, che però non utilizziamo mai, però lo porto dietro comunque per fare gli scherzi a Ilaria. Odioso. Poi due flash che usiamo solo ed esclusivamente per i balli. Sì. E li usiamo sempre meno, devo dire, però per i balli. Per i balli è fondamentale. Diciamo che se anni fa in situazioni difficili usavamo i flash magari per un taglio torta o situazioni del genere. Il faretto funziona mille volte meglio, è molto più facile da tenere anche in tasca, non bisogna modificare i settaggi della macchina, cosa che sulle mirrorless usando i flash bisogna sempre andare a fare. Gli invitati sono contenti perché così quando scattano le loro foto col cellulare il risultato è migliore. Sono due flash della Yongnuo, costosissimi, vengono addirittura 50 euro l'uno, e sono flash che noi utilizziamo in manuale. Questo? Quindi sono delle copie dei vari Canon 580 che avevamo. Questo è il mio. Quando utilizzavamo le reflex avevamo i Canon originali, quindi il 430 al 580, io sono riuscito a decapitare il 580 facendolo cadere. Da 2 metri. Dato che utilizzavamo il flash sempre e comunque in manuale, quindi tutti gli automatismi di un flash comunque super figo come il 580 non ci servivano, abbiamo deciso di prenderne due economici e questi ce li abbiamo dal 2013. Sì, io mi ci trovo benissimo. 2013 o 14. Comunque tanti anni. E inizialmente li utilizzavamo solo come flash
off camera, tecnica che comunque non utilizziamo più, ma adesso sono i nostri flash da ballo. Ne abbiamo altri due, questi restano di backup, quindi questi restano, cioè questi stanno in questa borsa e ne abbiamo ancora due nel caso questi dovessero avere qualsiasi problema. Sempre avere il backup. Però insomma funzionano bene, le batterie durano alla pari che sono sui flash Canon, quindi va benissimo. Ok, questo poi nella borsa ho ancora, vediamo. Ricordiamo che la GoPro. Allora, ho quattro batterie di riserva per i flash. Ok. Riso. Sì, perché dovete sapere che durante i lanci da riso noi veniamo inondati di riso, a volte più che gli sposi stessi. Secondo me a volte lo fanno anche apposta. Secondo me sì, devo capire chi è l'invitato che ogni matrimonio mi segue lanciandomi le cose nel colletto della camicia. Ok, qui abbiamo altre batterie perché non si sa mai. Giriamo praticamente con una centrale elettrica. Altre batterie, ma è meglio averne sempre tante. Non si sa mai cosa ci si può aspettare. Poi qui all'interno di solito niente. Nei momenti di alta stagione abbiamo addirittura i power bank con i caricabatterie che vengono caricati dalla micro USB, quindi nel caso ci dovesse servire una carica d'emergenza posso caricare tutto in borsa senza la necessità di utilizzare insomma la rete elettrica. Ok, poi all'interno di questa borsa non c'è più niente. Questo era il kit che stiamo utilizzando nel 2019, ogni anno questo kit si è evoluto, quindi sì. Siamo arrivati a questo setup dopo anni e anni di decisioni, cambi, rinnovamenti. Chissà se magari il prossimo anno avrò un'altra borsa. Spero di no, perché Ilaria riesce a distruggere qualsiasi borsa. Io le testo. Utilizzi le testo. Lei fa da beta tester, peccato che noi siamo beta tester paganti, quindi non è il massimo. Ok, quindi se avete domande scrivete comunque nei commenti, qualsiasi cosa siamo qui. Attivate la campanella se non l'avete ancora fatto. E ci rivediamo la prossima settimana. Ciao a tutti. Ciao. Ragazzi.